Salve a tutti e bentornati sul canale delle Perle di Vale. Oggi inizia una nuova collaborazione con il mio negozio di bigiotteria dove vado a rifornirmi di accessori e quant'altro per realizzare tutti i miei bijou. E questo negozio si chiama Gioie d'Oriente. È un bellissimo negozio, ha tantissime cose belle. E perle e quant'altro. Se siete nelle vicinanze di Forlì, Cesena, Ravenna, andate a visitarlo perché è veramente bello. Mentre per chi non fosse qua vicino, potete andare nel loro sito che è www.gioiedoriente.it. Poi vi metto comunque tutti i riferimenti di tutto quello che uso e del sito nell'info box. Bene, detto questo, oggi vi voglio fare vedere come ho realizzato questo orecchino. Come sapete, questo è un bijou tessile, si chiama così, e che ultimamente vedo ha preso piede abbastanza anche nei mercatini e in internet. Quindi ho deciso anch'io di iniziare questa tecnica. In realtà è già da diciamo diversi mesi che la faccio. Bene, per questo video abbiamo bisogno prima di tutto di cristalli. Io ho scelto, vi faccio vedere i fili. Vedete, questi sono tutti i fili. Li metto in questa scatolina perché altrimenti mi escono. Quindi abbiamo bisogno di cristalli da 6 e da 4. Io ne ho messi 11 da 6, da 6 e 10 da 4. Poi abbiamo bisogno di filo. Io ho usato questo. Allora, io avevo provato a farne con uno, ma non mi piaceva perché era troppo sottile, quindi l'ho messo doppio e vi conviene prenderne due. Poi abbiamo bisogno di questo perno. Non è il solito perno che si mette la farfallina dietro, ma in realtà questo è un perno che si mette nel buco e poi andiamo a bloccarlo con questo. Ed è molto bello, abbiamo poi dopo il buco per attaccare il nostro orecchino. Poi di un ovale, questo, e li trovate in pacchettini da 6 pezzi, così. Poi abbiamo bisogno anche di un anellino. Poi un uncinetto, io ho usato perché lo metto doppio, un uncinetto del 2. Abbiamo bisogno di pinze, anche queste le trovate sul da Gioie d'Oriente. E poi io per indurire il filo per far sì che, scusate, per far sì che le perle mi entrano bene, ho dato un po' di attack nella punta. Ora vi faccio vedere, vado a spuntare un pochettino, tolgo dove c'è il filo e vado a inserire le perle. Dovete sapere che quello che volete fare per primo dovete infilare per ultimo. Quindi io per primo voglio vedere le perle grandi, quindi vado prima a inserire le perle piccole. Oddio. Anzi, scusate, siccome ho messo il filo doppio, dobbiamo metterlo in due contemporaneamente. Quindi io adesso inserisco le mie perle e poi ci vediamo a fine inserimento, perché è un po' lungo, perché essendo due fili devo inserire prima uno e poi l'altro in questo modo e portiamo, vedete, la perla. Quindi ci vediamo dopo. Ok, eccomi di ritorno. Ho inserito tutti i cristalli. Come ho detto, prima ho inserito i 10 questi, poi 10 dei grandi e uno lo tengo indietro per poi metterlo nel bottone. Quindi iniziamo. Prendiamo l'uncinetto e andiamo a rivestire il nostro ovale, la nostra base. Come vedete ho due fili. Per
Con due fili bisogna stare un po' più attenti perché quando andiamo a lavorare dobbiamo prenderli tutti e due e stare attenti di non rovinare il filo. Ok, prendiamo il filo, la nostra ovale, base ovale, poi andiamo a prendere il filo la prima volta e poi la seconda per chiuderlo. In questo modo e andiamo a ricoprire la base prendendo il filo e inserendo anche la codina nella base, così non andiamo poi dopo alla fine a chiudere in questo modo. Cercate di tenere abbastanza morbido l'uncinetto in modo da non rovinare il filo, vedete? In questo modo. E andiamo a ricoprire tutta la base. Così. Vedete? E facciamo così per tutta la base. Bene, stiamo finendo il giro, vedete? Mi raccomando, le maglie devono essere prese tutte e due, i fili, cioè. Faccio un altro e vado a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia che abbiamo fatto. Un po' più stretta, ecco qua, e vado a chiudere con una maglia bassissima. Ora iniziamo a inserire i cristalli. Vedete, poi ve lo potete gestire come vi pare. Io adesso inizio dal di qui, ma però dopo, come vedete, li andrò a mettere nel fondo. Ok? Andiamo a inserire i cristalli in questo modo. Prendiamo un cristallo. Lo vado a chiudere e lo vado a fermare con una maglia bassa. Prendete tutti e due i fili, mi raccomando, e vado a fermare con una maglia bassa. Inserisco un altro cristallo, lo chiudo e vado a inserirlo. Ancora. In realtà potete mettere anche una maglia bassissima se vi piace di più, anzi facciamo con una maglia bassissima, ritorniamo indietro, allora rimettiamo, okay, scusate, mettiamo il cristallo, così, lo chiudiamo, poi inseriamoci in una maglia e con una maglia bassissima andiamo a chiuderlo in questo modo. Vedete, qui non ho preso i due fili, mi raccomando, perché altrimenti si rovinano. Quindi maglia, tiriamo su i due fili e andiamo a fare maglia bassissima. Prendiamo un altro cristallo in questo modo, lo chiudiamo e altra maglia, ci infiliamo ancora in un'altra maglia e andiamo a fare una maglia bassissima. Così, vedete? Ne prendiamo un altro.
In realtà, questi qui verranno poi chiusi a caso. Dobbiamo fare questo effetto qua di avvolgimento intorno alla base. Quindi non c'è una regola fissa di come mettere i cristalli. Ognuno poi vede da sé come viene meglio, ecco. Io faccio in questo modo. Prendo una maglia e vado a chiudere con una maglia bassissima. Anche qui non ho preso, via. Ok. E vado a chiudere con una maglia bassissima oppure anche una maglia normale, eh? Non fa differenza. Se fate le maglie normali vi viene un po' più largo. Ok? Ora prendo un altro cristallo e ritorno indietro. Quindi facciamo, prendo, chiudo in questo modo e lo vado a inserire cioè in qualsiasi punto che andate, non ha importanza se è una maglia, tanto dopo non si vede, andate a ripescare il filo e chiudere il punto. Come ho detto, avendo il filo doppio è un po' più brigoso, bisogna stare un po' più attenti, ma ci si fa. Anch'io mi sbaglio, non sono proprio così perfetta, ricordatevi. Allora, chiudiamo. Andiamo a prendere una maglia qualsiasi, andiamo a infilarci, tiriamo su il filo e andiamo a chiudere. Adesso io qui chiudo con una maglia bassa, ma potete con una maglia bassissima, vi sta più attaccato in questo senso, vedete, adesso vi faccio vedere. Io vado qua e prendo con una maglia bassissima il filo sotto, vedete? Vedete, questa l'ho fatta con una maglia normale e questo con una maglia bassissima. Andiamo a prendere un altro cristallo. Adesso li portiamo vicini così. Ecco, chiudiamo. Poi
Ma andiamo magari a fare dall'altra parte. Ok, ora abbiamo finito e andiamo a portarci, come vedete, tutte le nostre perle, vedete, in fondo, dobbiamo mettere. Andiamo a togliere il filo, tagliamo, tiriamo, ecco qua, ora dobbiamo chiudere questi fili qua, adesso li mettiamo in basso qua, ora dobbiamo chiudere questi fili. Io cosa faccio? Con l'ago, mi prendo un ago, da lana qualsiasi, vado a infilare il filo e lo passo in mezzo, in modo da fermare tutto. Vedete? Poi questo. Vado in mezzo e magari lo vado vicino all'altro. Così. E ora chiudo con un nodino. Taglio. E vado a sistemare il tutto. Ora andiamo a fare il bottone, quindi come facciamo? Prendiamo i nostri fili, facciamo una catenella e ne facciamo altre 6. Facciamo 6 catenelle, una, 2, 3, 4, 5 e 6. Chiudiamo. Chiudiamo con una maglia bassissima e andiamo a infilarci nel buco, vedete qua, e andiamo a fare tutte maglie basse. Uno. Come vedete, io sto inglobando anche la codina, così non devo andare poi.
così. Ora possiamo tagliarla perché siamo alla fine, quindi andiamo a tagliarla e continuiamo con il nostro giro. Qui non dovete chiudere perché andiamo sempre dritto, eh? Continuiamo così fino a che questo buco qui non rimanga quasi niente. Continuiamo così. Così. E andiamo avanti fino a terminare tutto il giro. Ok, scusate, ma mi si era scaricata la batteria, quindi l'ho dovuta attaccare alla luce. Ripartiamo. Allora, facciamo l'ultima presa, vedete? Qui. E facciamo l'ultimo. Ora, come ho detto, dovremmo andare a inserire il nostro perno. Quindi andremo a fare un giro di maglie basse saltando una catenella. Cercate di prendere, vedete? Non so se vedete qui, vedeteci la catenella. Prendiamo, portiamo sui fili e andiamo. Ok? E facciamo così per tutto il giro. Saltiamo una catenella, peschiamo il filo e chiudiamo. Saltiamo una e chiudiamo. Saltiamo una. E chiudiamo. Questo ci serve, come ho detto, per andare a bloccare il perno. Saltiamo uno. Saltiamo uno. Saltiamo uno. Saltiamo uno. E saltiamo uno, siamo arrivati, ora vediamo, mettiamo questo. Ok. Ora prendiamo il nostro perno e cerchiamo di inserirlo nelle catenelle che abbiamo fatto. Ma stiamo attenti che questo pipiottino qui deve uscire da una catenella in questo modo, perché qui ci dovremo andare ad agganciare il nostro anellino, vedete? Ok? Quindi andiamo a inserire dentro tutto in questo modo e continuiamo il nostro giro per fermare il tutto, in modo che venga bene fissato, ok? Quindi andiamo a fare un altro giro di maglia, in questo caso bassissima, che andiamo a fissare bene il nostro perno. Non è importanza se saltate uno, ma tanto questo serve solo per fissare bene, eh? Scusate, ma avendo la telecamera davanti io faccio un po' fatica, eh? Non riesco a vedere bene, quindi ripartiamo.
io ci giro attorno in modo da poterla fissare bene il nostro perno. E chiudo sempre con maglie bassissime. Faccio l'ultima. E chiudo. Ok. Purtroppo a volte vengono su anche altri fili e ci blocca il lavoro. Ok. Adesso taglio, tiro. Dopo andiamo a fermare anche questi fili qua. Vedete? Vedete che adesso il perno è bloccato. Ora non ci resta che prendere l'ago e andare a fermare questi fili. Come abbiamo fatto prima, così, e io le passo sotto qua, vedete? E lo porto dall'altra parte. Faccio idem da questa con questo. E nascondo il filo e andiamo a tagliare. Ok. Il nostro perno è agganciato. Vedete che qui viene fuori, vedete, viene fuori il pipiottino per, scusate, per poi agganciarci qualcosa con il nostro anellino. Adesso andiamo a mettere la perla. Prendo un altro ago un po' più sottile perché deve passare nella nostra perla. Ci provo. Ok, prendo un po' di filo. Taglio. Ok. Prendiamo la nostra. Allora, intanto andiamo a infilarci qua, dal di qua e usciamo qua. Vedete? Usciamo qui, lascio il filo perché poi dopo dovremo andare a chiudere, metto la perla ed esco da quest'altra parte, in questo modo, vedete? E la fisso, do un puntino e vado da quest'altra parte andando sotto, vedete? Così e così. Chiudo con un nodino in questo modo. Porto il filo dall'altra parte, scusate. Porto il filo dall'altra parte e questo lo taglio. Poi metto l'ago nell'altro e faccio la stessa identica cosa. E porto il filo dall'altra parte, anche questo, e taglio. Vedete? Ora non ci resta che agganciare con la nostra con il nostro
Io ho preso un chiodino così, un anellino piccolo, ma voi potete prenderlo anche un po' più grande. Cerchiamo qual è il davanti, questo, e cerchiamo la metà. E ci andiamo a agganciare e poi agganciamo e chiudiamo. Ed ecco qua il nostro paio di orecchini fatto. Vedete? Sistemiamo un po' le nostre perle per cercare di farlo più simile possibile. Guardate. Bene. Io spero di essere stata abbastanza chiara, scusate, ma avendo la telecamera davanti si fa molta fatica, cioè l'asta della telecamera davanti si fa molta fatica a fare tutto per bene. Comunque, spero di essere stata chiara. Mi raccomando, andate a visitare il sito www.gioiedoriente.it, mettete il pollice in su se vi è piaciuto e attivate la campanellina per rimanere poi aggiornati dei nuovi video. Vi anticipo che sarà un video alla settimana per Gioia d'Oriente. Ora vi saluto, vi do la buona giornata e ciao, alla prossima!